Luigi, quali sono i prodotti della vostra azienda? L'azienda ad oggi produce olio extravergine d'oliva e vini. Tra gli oli extravergine d'oliva abbiamo extravergine classico, DOP Murise e il prodotto bio. E da 4 anni a questa parte abbiamo inserito anche quella che è la linea vini, andando a trasformare le nostre uve nei nostri vigneti ed avendo quindi due tipologie di vini, dei vini DOC e dei vini IGT. L'azienda, come prima accennato, da circa ormai 30 anni produce olio e la parte di produzione di extravergine abbiamo ormai una certa tradizione, una certa qualità affermata, raggiunta, mentre per quanto riguarda la parte di vini l'azienda è molto giovane, infatti soltanto da circa 4 anni sta producendo diverse tipologie di vini. Come accennato prima, abbiamo due linee, una linea IGT e una linea DOC Molise, e abbiamo sia il prodotto sfuso che il prodotto in bottiglia. E da 2 anni a questa parte abbiamo finalmente sul mercato anche la possibilità di avere la linea dell'olio che si affianca quindi a quella del vino. Passiamo al vigneto. 4 mesi fa siamo venuti qui e cosa ci ha illustrato? Brevemente, facciamo una piccola sintesi, Franco. 4 mesi fa erano appena state da poco fatte le potature, quindi avevamo solamente 4 tralci principali, quindi vegetazione zero. E in questi 4 mesi, da ogni tralcio, nei vari nodi, c'è stata la formazione della gemma, quindi è partito un nuovo rametto che ha portato la nuova vegetazione e quindi anche il grappolo dell'uva. Qui siamo sul Monte Pulciano, dove ad ottobre ci sarà la raccolta e da qui produrremo i nostri vini IGT. Dalla capanna siamo passati ai filari, Franco. Passiamo alla produzione DOC del Molise. Sì, qui siamo sui filari di giovani, hanno 6 anni. E poco la settimana scorsa è stata effettuata la stanatura. Infatti si può vedere da un lato l'uva tutta bella pulita, mentre dall'altro lato abbiamo le foglie. Questo è un lavoro che viene fatto per far areggiare i grappoli, però allo stesso tempo dove batte più sole lasciamo la foglia in modo tale che il sole non bruci la buccia dell'uva, in modo tale da rimanere totalmente sana. Dell'azienda agricola, in questo caso siamo di fronte ad un ulivo. Sì, questo è un ulivo che 4 mesi fa aveva 6 mesi e a fine agosto farà 1 anno, è già in produzione. Non raccoglieremo sicuramente, però già si vede che la pianta è propensa a portare frutti. E qui abbiamo già effettuato delle potature leggere, più che potature delle cimature, in modo tale da non far crescere la pianta in altezza, ma far sì che si formi un cespuglio, in modo tale che rimane bassa e si allarga sul filare.
Abbiamo un extravergine classico, un fruttato leggero, un blend di diverse tipologie di cultivar di olive a diversi stati di maturazione. Questo diciamo che è il prodotto che abbiamo in maggior quantità all'interno dell'azienda, dove ci sono tutte le cultivar che l'azienda appunto ha presente tra i propri oliveti. È un prodotto che va bene in cucina e anche in condimento, specialmente su piatti molto delicati, quindi sul pesce o sulle insalate, dato che non è molto amaro e piccante. Da diversi anni produciamo un extravergine DOP Molise. Siamo una delle prime aziende che ha iniziato questo percorso andando appunto a seguire un prodotto di qualità e tracciato soprattutto. Questo è un prodotto che segue un disciplinare DOP Molise ed è ottenuto da due cultivar principali. Qui abbiamo un 70% gentile darino e un 30% di leccino raccolti nelle prime settimane di ottobre. È un prodotto che è un fruttato da leggero a medio. Qui abbiamo una certe note di amaro e piccante dato appunto dalle olive che sono appena invaiate. Un prodotto che ha un numero di polifenoli più elevato rispetto al classico, è in formato da mezzo litro da 750 ml. Ad oggi lo possiamo abbinare a piatti come risotti oppure magari andiamo sui legumi, quindi piatti in umido, piatti caldi dove praticamente il caldo appunto fa sprigionare i profumi e viene fuori appunto tutto quello che è il flavor dell'olio del DOP Molise. L'altro prodotto extravergine presente nell'azienda è l'olio extravergine biologico. Questo è ottenuto da una selezione di olive peranzana e prodotto a fine ottobre. È un fruttato leggero, fruttato medio, quindi si posiziona in tra i due fruttati perché presenta una certa nota di amaro, anche se non è molto piccante. Un prodotto abbastanza versatile che va bene sia per piatti delicati che piatti un po' più elaborati, e soprattutto questo segue un disciplinare che è quello della produzione biologica, quindi deve seguire tutto quello che praticamente contempla quelle che sono l'utilizzo di vari non additivi, ma chiaramente tutto quello che non rientra nel disciplinare, quindi che non è organico. In azienda abbiamo, come dicevamo, due linee di prodotto, una linea IGT e una linea DOC Molise. Produciamo quindi due tipologie di bianchi, una IGT e un'altra DOC Molise, Molise Falanghina e una Malvasia. Prodotti ottenuti tutti quanti con fermentazione in acciaio. Qui abbiamo una fermentazione senza le bucce, chiaramente, soltanto un contatto in pressatura, quindi un affinamento con frequenti batonage, 6 mesi di affinamento in cisterna solitamente, poi 6 mesi, un anno in affinamento in bottiglia. I bianchi hanno un'acidità molto, molto spiccata e hanno sentori che vanno dalla frutta a sentori floreali, e sono vini che vanno da 12 gradi e mezzo fino a 13 gradi e mezzo. Per quanto riguarda i rosati abbiamo anche qui due tipologie, una un Molise rosato e l'altra è un IGT rosato.
Questi sono ottenuti sempre con fermentazione in acciaio, senza la stessa vinificazione che si usa per il bianco, questo per ottenere un colore più tenue, non molto tendente al rosso, ma tendente al rosa. E anche qui abbiamo un'acidità molto spiccata, con un bouquet molto floreale, con sentori di melograno e di lampone. E poi invece passiamo infine ai rossi, dove abbiamo praticamente un Molise Rosso 2017, mentre per quanto riguarda l'IGT Rosso è più giovane, chiaramente abbiamo sul 2018. Qui chiaramente abbiamo una macerazione con le bucce, quindi una fermentazione con bucce, sempre acciaio quindi affinamento dai 6 ai 12 mesi. Chiaramente in bottiglia abbiamo 6 mesi per l'IGT e un anno circa per il Molise Rosso. Questi hanno chiaramente dei sentori molto fruttati. L'IGT chiaramente molto giovane richiama quella che è la ciliegia. Per quanto riguarda il Molise Rosso, al naso possiamo avere note speziati, oltre alla ciliegia e anche a sentori di prugna. Franco, ci troviamo proprio di fronte ad una pianta di olivo super intensivo. Cosa vuol dire? E a che punto si trova la produzione? Dopo la vostra visita ci sono state diverse fasi nell'oliveto. Abbiamo avuto la mignolatura, la formazione del fiore, quindi la fioritura, e dopo la formazione dell'acino di pepe che è diventato una drupa. Qui l'olivo ormai si è formato e bisogna solamente attendere che arriva in maturazione, quindi nella seconda metà di ottobre. Ragazzi, vi ringraziamo per averci ospitato nella vostra azienda e un arrivederci a quando. Vi aspettiamo a settembre-ottobre con la raccolta e la lavorazione dei nostri prodotti. Un saluto a tutti gli amici di Termoli Wild. Grazie, un saluto e in bocca al lupo, ragazzi. Grazie, ciao. Ciao.